Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di Sai Che qui su Sai Che Web TV. Prima di tutto vi salutiamo, vi saluto io Valeria, Donato e tanti saluti da io Pino. Sapete già che Sai Che è un programma di video e servizi informativi di utilità informazione popolare. In questa puntata parleremo di pensione integrativa con un esperto di settore. Perché scegliere la pensione integrativa? A cosa dobbiamo essere attenti? A quale tipo di impegno si va incontro? Ci dai suggerimenti e informazioni il titolare di settore assicurativo Massimiliano di Anni di Castellana Grotte. Però prima di vederci il video, avete da suggerirci o raccontare un sai che? Come? I contatti li trovate sui social, Facebook, Instagram o Google. Non perdete tempo, prenotate un incontro pre-intervista. Allora, Vedete, eh, in questi video che noi manderemo su, nel nostro canale, in basso sulla vostra destra troverete un piccolo quadratino con proprio scritto Saike Web TV. Se passate il mouse da sopra, sta scritto Iscriviti. Basta cliccare, semplice. Quindi, adesso iscriversi al nostro canale è ancora più facile. Quindi è il momento di vederci questa bellissima intervista. Ciao a tutti, al prossimo Saike! Sì, oggi a Sai Che parliamo di pensioni. Infatti siamo in compagnia di Massimiliano Di Dianni, titolare di settore assicurativo. Massimiliano, quindi perché scegliere la pensione integrativa e che cos'è? Ciao a tutti, dunque praticamente bisognerebbe eh, prima di tutto di, parliamo di che cos'è una pensione integrativa. La pensione integrativa è praticamente una pensione privata, è un qualcosa che va ad integrare quella che dovrebbe essere eh, la pensione statale, che possa essere dell'Inps, l'Inpdop non c'è più perché è stata unificata all'Inps da, da qualche anno, quindi di conseguenza la pensione pubblica. E perché uno dovrebbe farla? Perché chiaramente ora stiamo vivendo un clima di incertezza per quanto riguarda il discorso pensioni, eh, derivante parecchio dal precariato o anche dallo stesso calo delle nascite. Quindi c'è praticamente l'esigenza eh, ed è quasi eh, diciamo, obbligatorio crearsi una pensione privata per andare ad ovviare a quelle che saranno le mancanze della pensione statica. Quindi come funziona? E il funzionamento è abbastanza semplice, uh, praticamente il, il fondo pensione consiste nel, uh, nell'andare a versare in uh, conversamenti costanti o anche non costanti uh, dei contributi che praticamente l'aderente, in questo caso il cliente per essere un attimino più, uh, meno tecnico diciamo così, va a mettersi da parte. E il fondo pensione ha una scadenza uguale in tutta Italia, quindi non esiste il fondo pensione con una durata massima. Questo è importante che si sappia, perché alcune attività finanziarie, vedi banca o altre situazioni del genere dicono di farsi il fondo pensione per 10 anni, per 15 anni, questo non è assolutamente vero perché il fondo pensione scade nel momento in cui si arriva all'età contributiva, che possa essere di vecchiaia oppure eh, semplicemente contributiva, cioè con il raggiungimento degli anni di contributi. Uh, il cliente si uh, versa una cifra a sua scelta che può eventualmente integrare, in quanto il fondo pensione è l'unico prodotto in Italia che dà la possibilità della deduzione fiscale massima fino a un versato di 5.200 euro circa annui, cioè vuol dire che eh, il cliente oltre ad andare a mettersi da parte i soldi, oltre a costruirsi la pensione integrativa, ha anche la possibilità di portare uh, in deduzione, quindi andare a risparmiare sul suo reddito imponibile uh, a fine anno e quindi risparmiare anche un po' di soldini di tasse. Massimiliano, però visto il clima di incertezza lavorativa, come può assumere una persona un impegno del genere? È semplice perché il fondo pensione comunque non richiede un impegno costante nel tempo obbligatorio, cioè nel senso che avendo la possibilità di poter eh, decidere e variare in qualunque momento sia l'importo eh, del versato e sia soprattutto anche i periodi, perché eh, il fondo pensione prevede anche eh, delle possibilità di sospensione dei pagamenti e quindi come abbiamo la possibilità di integrare per poter di sfruttare il discorso di deduzione fiscale: abbiamo anche nello stesso tempo la possibilità di poter sospendere il pagamento della polizza in maniera completamente volontaria, quindi, in base a quella che è la propria situazione lavorativa del momento, il, uh, il cliente può scegliere liberamente la modalità di pagamento o anche la possibilità di pagamento, cioè materialmente se pagare o non pagare. Se una casalinga volesse decidere di partire con un fondo pensione, a cosa deve essere attenta? Beh, parliamo di casalinga, come possiamo parlare di un cliente che genericamente è meno abituato a, a questi tipi di situazioni finanziarie, perché comunque sempre di situazioni finanziarie si tratta. Eh, quello che io consiglio è quello di stare attenti soprattutto alla gestione del fondo pensione. Perché eh, sul regolamento non ci piove, perché il regolamento del fondo pensione è uguale in tutta Italia, come ho già detto in precedenza. Però bisogna cercare di capire come. Come vengono investiti i miei soldi? Perché eh, ci possono essere dei fondi pensioni con il capitale protetto, come magari ci possono essere anche dei fondi pensioni che vengono eh, abbinati a titoli obbligazionari, al monetario oppure azionario. Ed è fondamentale che eh, il cliente sappia, a prescindere, anzi sappia prima, come verranno investiti i propri soldi, perché in genere magari qualcuno non lo chiede perché è tendente a fidarsi ciecamente del suo consulente, però magari in quel momento lui pensa di fare un fondo pensione con un capitale garantito e invece in realtà viene investito in prodotti eh, un po' pericolosi. A meno che il cliente non sceglie lui in prima persona la situazione eh, un po' più eh, oscillante, allora a quel punto ci sta. Però se parliamo di casalingo, parliamo comunque di persone meno eh, abituate a questi tipi di discorsi, è fondamentale chiedere e avere garanzie che il proprio fondo pensione venga gestito in una eh, situazione con il capitale garantito. Parlando invece di lavoratori dipendenti, è possibile anche gestire la loro liquidazione? Certamente, il fondo pensione dà anche la possibilità di poter destinare il TFR del lavoratore eh, per intero. Cioè parliamo della, della cara vecchia liquidazione, eh, per scelta del lavoratore il datore di lavoro va a versare a suo favore il contributo del TFR. Inoltre, a scelta del lavoratore, eh, può anche essere effettuato dei versamenti volontari che possono essere costanti oppure una tantum, anche per poter avere la possibilità della famosissima deduzione fiscale di cui parlavamo in precedenza. Massimiliano, e se io avessi bisogno di una parte di questo capitale, ho possibilità di, di poterlo prendere? Sì, certamente, esistono delle finestre eh, di accesso. E sarebbero, dopo otto anni eh, di eh, maturazione del Fondo Pensione, abbiamo la possibilità di accedere al 30% del montante. Per montante si intende il versato più gli interessi maturati fino a quel momento, per qualunque ragione, oppure il 75% per acquisto o ristrutturazione di prima casa per sé o per familiari a carico, oppure in qualunque momento possiamo accedere anche al 75% per eh, interventi chirurgici per sé oppure per familiari a carico. Mm, vorrei specificare che eh, in caso di malaugurata premorienza del cliente, la compagnia liquida ai eh, beneficiari che il cliente sceglie, quindi questo è esclusione dell'asse ereditario, impegnorabile e insequestrabile, è fondamentale questo. Uh, la compagnia liquida direttamente ai beneficiari scelti dal contraente all'atto della sottoscrizione, oppure anche variati in corso d'opera, uh, il montante che sarebbe il versato più gli interessi maturati fino al momento del decesso. Nel momento che arriva la mia pensione, come avviene la liquidazione del capitale? Bene, la liquidazione del capitale eh, può scegliere un attimino il cliente, perché eh, come regolamento del fondo pensione, eh, il fondo pensione prevede una rendita annua vitalizia a vita naturale durante, oppure il cliente può scegliere anche di venire in possesso del 50% del montante, eh, il montante, ripeto, è il versato più gli interessi maturati. Gli interessi maturati, apro una parentesi, eh, derivano dal rendimento della gestione del Fondo Pensione. Cioè, se eh, la gestione del Fondo Pensione ha il capitale garantito, eh, si aggira oggigiorno attorno all'1,52% annuo. Ovviamente non sono delle previsioni attendibili perché il Fondo Pensione è comunque un prodotto che va a media-lunga scadenza. Oppure, se la gestione del capitale è eh, in termini obbligazionari o azionari, chiaramente le oscillazioni possono essere più alte eh, della serie, che uno può anche riuscire a prendere il 4, 5, 6% annuo, come però può anche essere penalizzante, in quanto eh, i prodotti azionari ed obbligazionari non danno garanzia del capitale. Ecco perché mi riallaccio un attimino alla. Ehm, alla domanda della famosa casalinga di, eh, di cosa dovrebbe vedere nei momenti in cui vado ad affrontare un discorso di fondo pensione e soprattutto la gestione degli interessi, la gestione del capitale. Quindi, ricollegandomi alla domanda che hai fatto eh, in questo momento, il cliente può scegliere anche di poter venire in possesso del 50% del montante e il restante 50% trasformarlo in rendita annua vitalizia vita naturale durante. Oppure se la rendita eh, che viene maturata è inferiore al 50% della eh, pensione sociale, eh, come si suol dire, il cliente ha anche la possibilità di poter venire in possesso dell'intero capitale eh, nel momento in cui arriva alla, al momento della, del diritto alla chiusura del fondo pensione. Siamo certi di avervi dato le informazioni utili. Ringraziamo Massimiliano Di Anni per la sua disponibilità. Emma, in questo caso sono io a ringraziare voi di Saike che fate un servizio per i cittadini importante. E ovviamente sono sempre disponibile per qualunque altre informazioni oppure curiosità eh, in merito a quella che è la nostra, la nostra professionalità e il nostro servizio. Quindi grazie a voi. Sai che può interessare o coinvolgere anche te?